Ok, ci Ci siamo. siamo. Ciao. Ciao a Ciao. tutti, a tutto. Ciao Revi, benvenuta. Ciao Grazie per Albo. avermi ospitata. Ciao ragazzi. Allora, oggi siamo qua per parlare di un argomento molto, molto, molto importante e anche molto difficile da affrontare e soprattutto un argomento che noi in passato abbiamo già toccato in un'altra live, in un altro episodio del podcast, però comunque non essendo degli esperti, non avendo studiato queste cose, ci viene un po' difficile anche poi parlare della sperimentazione animale, comunque, perché non riusciamo a magari ad esprimerci nel modo corretto, non sapendo anche, non avendo le nozioni necessarie anche per esprimerci. Quindi diciamo che è un argomento che abbiamo sempre toccato, ma lievemente. Quindi oggi abbiamo invitato Revi, che è sicuramente più esperta di noi su questo campo, in questo campo, per provare ad approfondire questo aspetto. Direi, Revi, magari per chi non ti conosce, prova, presentati un attimo. Le presentazioni non sono il mio Sì, forte, sì, però sì. ti prometto. Allora, Vai, mi chiamo Revi, ho proviamo. 23 anni, sono laureando in biotecnologie e vivo a Bologna. Ok. E diciamo che il tema della sperimentazione animale mi tocca sia dal punto di vista lavorativo che da quello personale, perché essendo appunto antispecista è un problema. Cioè, quando da scienziato vedi davvero quello che succede, ti inizi a chiedere, ma alla fine, no, quando si parla di etica, si parla sempre di etica riferito agli umani, però quanto è etico effettivamente dire prendo un animale piuttosto che un umano, perché comunque l'animale non può opporsi, oppure semplicemente per il fatto che non appartiene alla nostra specie. E quindi, cioè, diciamo che dopo l'esame di bioetica sono stati toccati dei punti importanti anche per noi studenti. Ma c'è una domanda che mi è venuta adesso, tipo flash. Nei corsi che hai fatto tu, o comunque che stai continuando a fare per laurearti, hai mai dovuto effettivamente lavorare con dei corpi animali? Perché ti spiego, io quando ho fatto i miei anni negli Stati Uniti, nell'high school c'era proprio un corso di scienza, adesso non mi ricordo cioè, nello specifico che tipo di corso era, però dove ti facevano anche vivisezionare dei corpi animali, ovviamente morti. Cioè, mi ricordo che c'era questa cosa, ovviamente non l'ho fatto, cioè non era uno di quelli obbligatori per diplomarsi, ma c'era la Ah, possibilità di ok, farlo. cioè quindi non era una sperimentazione su animale vivo. No, sì, forse mi sono spiegato male, nel senso, Ok. aprivano questo corpo e lo guardavano all'interno, comunque lavoravano sul corpo animale. Adesso non mi ricordo nello specifico che tipo di animali. Tu in questo percorso di laurea hai mai dovuto fare qualcosa di questo tipo? Ok. Sì. Sì, al primo anno. Ok. Però, cioè nel senso, sono quelle cose che fanno anche, per esempio, nei corsi di veterinaria. E lì sono corsi obbligatori, quindi non è che ci si può sottrarre, ci si può appellare in realtà all'obiezione nel momento in cui appunto c'è questa. Aspetta, partiamo a spiegare questa cosa. Sì. I ricercatori, gli studenti che comunque fanno, non so, un tirocinio, un PhD, comunque lavorano all'interno dell'università, così come anche i medici, secondo la legge del 12 ottobre del 1993, possono, appellarsi al diritto di obiezione e quindi rifiutarsi di, fare test, su animali, che è quello che ho fatto io per il mio tirocinio, nel senso che io ho deciso di lavorare con delle biopsie di tumore umano, di cancro al seno. Però nei corsi obbligatori,
Oltretutto non so se è una cosa effettivamente che si può fare anche se l'animale è già morto, se ci si può appellare a questa obiezione, perché riguarda appunto più la sperimentazione in sé. Quindi non so se effettivamente da studente, poi appunto sei al primo anno, hai appena iniziato, non sai neanche in realtà come muoverti e queste cose non ti vengono dette. Cioè, io l'ho scoperto dopo che c'era questo diritto di obiezione. Ok, quindi è una cosa che hai scoperto tu, cioè da sola, non ti è stata Sì, detta che avevi esatto. questa opportunità di sottrarti da questa pratica, ok? Allora, io una cosa che quando abbiamo parlato anche, quando ci eravamo sentiti per organizzare anche la diretta, tu mi avevi parlato nello specifico anche proprio che cos'è la sperimentazione e che cosa rappresentano, perché viene fatta la sperimentazione. Puoi spiegarci un pochino meglio questo aspetto? Ok, cioè la domanda è perché viene utilizzata la sperimentazione animale quando in realtà si stanno testando farmaci oppure per gli umani, giusto? C'era questa la domanda, Sì, era fondamentalmente. questa. Sì. Allora, perché quando c'è la sperimentazione, non so, uno vuole testare un farmaco. E per vedere se ha effetto nella cura del tumore X. Ci sono diverse fasi. La prima fase è la fase preclinica e poi ci sono i cosiddetti clinical trials, di cui spesso si parla, a volte magari si sente dire il clinical trials ha dato dei buoni risultati. Clinical trials si dividono a sua volta in tre fasi, quindi c'è la fase 1, la fase 2, la fase 3. L'approvazione della FDA, che è la Food and Drug Administration, che è l'ente che si occupa di approvare un farmaco e per poi dare l'ok per essere messo sul mercato. E poi c'è la quarta fase, che è il monitoraggio appunto, di come sta andando il farmaco subito dopo l'immessa. Il test preclinico viene fatto sugli animali per testare di determinate caratteristiche. Uno, la tossicità, che forse è quella che probabilmente si potrebbe testare anche in vitro, ma soprattutto la farmacocinetica e la farmacodinamica del farmaco, che sono come il farmaco agisce sull'organismo e come e cosa l'organismo fa sul farmaco, cioè anche come viene metabolizzato, come reagisce e quant'altro. Il problema della sperimentazione, in realtà delle alternative che adesso sono in commercio per quanto riguarda la sperimentazione animale, è il fatto che non si riesce a riprodurre un sistema, cioè non si riesce a riprodurre un sistema organico complesso tanto quanto quello di un essere vivente. E quindi per poter testare la farmacocinetica e dinamica, c'è bisogno di un apparato circolatorio, di un fegato e dei reni, perché bisogna valutare come questo farmaco viene metabolizzato, quanti livelli rimangono nel sangue per quanto tempo, gli effetti collaterali, la tossicità, cioè chi mi dice che se io sto testando appunto questo farmaco su tumore X. Chi mi dice che come bersaglio, oltre al tumore, ho il polmone, oppure ho il muscolo, o il pancreas? Questo non si può sapere perché appunto c'è bisogno di un sistema cardiovascolare e con tutte le componenti degli apparati che caratterizzano un organismo complesso. E questa cosa, per ragioni etiche, che anche qua si potrebbe veramente discorrere per ore, e non può essere fatta sugli umani. Quindi fanno questo test preclinico. Se il test preclinico è decente, cioè nel senso viene approvato, allora si inizia con la fase 1 del clinical trial.
in cui appunto viene data una piccolissima dose del farmaco a un campione di massimo 60 persone circa, poi vabbè, sono variabili i parametri in questo senso, però comunque sono meno di 100 generalmente. Sono, scusami. Meno di 100. E dopodiché, se la fase 1 viene approvata, si passa alla fase 2, dove si aumentano il numero di pazienti, e poi alla fase 3, in cui si paragona anche, oltre ad aumentare nuovamente il numero dei pazienti, si paragona questo farmaco che si sta testando alle cure che sono già in commercio. Quindi, di fatto, il test preclinico è proprio, cioè, una sorta di ghigliottina, o va o non va, è solamente che ci rimette sempre l'animale. In ogni caso ci rimette l'animale. Quindi il secondo step, cioè il test sull'umano è la seconda parte, quindi c'è una preapprovazione. Che è quello che tu dici, il test preclinico, appunto, Esatto. che è sull'animale non umano. Sì, generalmente sono topi. Però Sì. poi anche lì dipende sempre cosa si vuole, cosa si sta cercando di approvare. Ci sono animali che sono più adatti a certi studi, altri invece ad altri. Poi vengono scelti in base a diversi parametri, appunto, a seconda di cosa si vuole andare a indagare. E infatti si chiamano organismi modello. Ma questo per quanto riguarda specialmente i farmaci, cioè, questo processo riguarda specialmente l'immissione di nuovi farmaci nel mercato? Sì, Ok. esatto, perché devono essere, cioè i farmaci che entrano nel mercato devono essere approvati da un ente specifico che è la FDA, e da lì dopo, una volta che c'è l'ok, può essere commercializzato. Prima Quindi, no. giusto per magari chi ci segue anche, quindi se, ad esempio i farmaci generici sono un problema rispetto a questa questione oppure sono, tra virgolette, sicuri? Nel senso che sono stati, cioè la Nel domanda è se senso, un sono farmaco stati generico, cioè è stato tipo. testato sicuramente a monte, no? Per quando è Sì, stato immesso, diciamo, il principio attivo nel sicuro, mercato, sicuro. ma il Cioè. farmaco di per sé, il generico di per sé, pure. E. Sappia. Ah, tipo tu dici, non so, paracetamolo piuttosto che tachipirina. Esatto. Sì, cioè comunque la molecola deve essere testata. Non si può immettere sul mercato una molecola che non è mai stata testata, perché cioè, si rischia appunto la sanzione. Sì, E di certo. media per sviluppare un farmaco ci vogliono circa proprio dai 12, circa 12 anni. Quindi è veramente tanto, perché poi la percentuale che passa effettivamente, cioè che dall'inizio, dal preclinico all'immissione del farmaco in commercio, cioè la percentuale diventa veramente tanto, tanto, tanto bassa. E un'altra cosa che mi sono scordata di dire è che prima dei test preclinici, di solito ci sono quelli in vitro, cioè prima degli animali si testa in vitro, in laboratorio. Quindi c'è in vitro, in vivo su animale e in vivo su persone. Quindi questo è lo step, sono gli step principali. Ok, quindi presumo che per ogni step deve superare lo step precedente per avanzare, no? Esatto, sì, se Ok. no no. Quindi il succo è che per avere un'alternativa a questo processo, ciò che dovrebbe essere sostituibile è il secondo step, quindi cioè sarebbe necessaria un'alternativa a questa necessità di avere un qualcosa di sistemico su cui Esatto. testare, dicevo, cioè la molecola, no? E quali sono, se, appunto, se tu sei informata su questo, le alternative che adesso ci sono, quanto
sono efficaci o non efficaci, e magari perché non sono efficaci, se lo sai. Mm-hmm. Allora, un'alternativa che è la più promettente è sicuramente l'organoide. Cioè, l'organoide è un organo artificiale formato da cellule staminali che possono essere prese direttamente dal paziente. Quindi hanno questo vantaggio, uno, di essere appunto cellule umane, due, di essere del paziente su cui magari appunto si vuole eseguire il test, che ha il tumore X, quindi non ci sono neanche dei problemi nel caso in cui, non so, si volesse provare il farmaco sull'organoide, nel momento in cui non c'è diciamo una reazione al farmaco su queste cellule, sarà più probabile che appunto non ci sia una reazione nel paziente quando poi verrà iniettata la dose nella persona. Però questi appunto organi artificiali fatti da cellule staminali presentano un grande limite, che è il limite sempre di non essere un sistema. Cioè, quando si crea l'organoide si parte da una cellula staminale che può diventare qualsiasi tipo di cellula. Cioè, la cellula staminale è una cellula che non ha ancora preso il suo percorso di differenziazione. Di conseguenza la posso far diventare fegato, la posso far diventare, cioè, un epatocita, quindi una cellula del fegato, un neurone, eccetera, eccetera. Questo però fa sì che ci sia un solo tipo di cellula nell'organoide. Non prevede tutto il sistema cardiovascolare, di vasi sanguigni, sistema linfatico e nervoso, che invece un organo in un sistema ha. E questo è limitante sempre per il discorso di cui parlavamo prima. L'idea sarebbe cercare di creare un sistema di organoidi, come una sorta di corpo umano artificiale composto da tutti i vari organi interconnessi tra loro. E altro svantaggio dell'organoide è che ci mette tanto a crescere. E ci mette tanto, è difficile da monitorare, quindi ovviamente mettendoci di più è anche più costoso. Torniamo sempre lì nella bella società capitalista in cui viviamo, quindi purtroppo spesso anche quando si dice ah, ma perché non si usa questo metodo piuttosto che quest'altro, spesso sono i soldi, cioè oltre ai limiti che abbiamo appena elencato sono anche, è un discorso anche economico. Sì. Economico e di tempo, no? Presumo anche. Che se detto che l'organoide ci mette, cioè già se quella standard che è in funzione ora ci mette, hai detto, dai primi trials all'approvazione, circa 12 anni, hai detto, giusto? Sì. Ok, quindi con l'organoide potrebbe, cioè i tempi si dilungherebbero ancora di più, presumo. Sì, esatto. Quindi sicuramente è una questione di soldi e di tempo anche, perché presumo che con gli animali sia molto più immediata la cosa, veloce. Sì, probabilmente tutti e tre questi motivi, nel senso che c'è uno magari guarda le opzioni disponibili, cioè detto proprio in modo cinico, no? Vede che questa, sì, c'è questa possibilità innovativa, però ti costa di più, ci metti più tempo e obiettivamente l'efficacia non è assolutamente paragonabile. Cioè nel momento in cui vai a fare il paragone e uno dice vabbè ciao, non la uso, cioè sicuramente è questo. E probabilmente immagino che già uno, anche a prescindere dalle questioni di costo, si fermerebbe alla questione di efficacia, cioè detto proprio terra terra, no? Uno, cioè, mi metto nei panni adesso, non so, di uno che fa questo lavoro, vaglia le opzioni e dice no, cioè scelgo quella che mi produce il risultato più attendibile, banalmente, no? Sì. Perché dovresti fare qualcosa che non ti produce un risultato attendibile quanto
quanto l'opzione principale che si usa di solito, no? Mm-hmm. E secondo me è un po' quello il punto, che, non, che è proprio... cioè è anche una questione, cioè la questione filosofica anche principale probabilmente è questa, no? Nel senso che la linea di azione, la linea filosofica principale è quella che valuta l'efficacia come priorità, no? In un certo senso risolve il problema, quindi è una linea utilitaristica. Mm-hmm. Poi il discorso è super complesso, ovviamente, nel senso che... È tanto complesso, nel senso che spesso sono gli stessi ricercatori che vogliono delle alternative. Cioè, secondo me bisogna cercare di scindere o comunque di distruggere quell'immagine stereotipata del ricercatore che gode nel vivisezionare l'animale, perché cioè, tipo io e i miei colleghi, mi ricordo anche quando c'erano delle lezioni in cui il prof spiegava che per fare questo esperimento era stata eseguita l'eutanasia del topo, preso le cellule della trachea, cioè il rivestimento della trachea per vedere appunto, era un esperimento sui danni da fumo e fumo di sigaretta. E quindi ogni volta che appunto spiegava questa fase, che la chiamava fase splatter, cioè, diciamo che la reazione era di tutto il corso comunque inorridita, cioè... Sì. Perché comunque anche lì abbiamo detto, ma non c'è un modo per prelevare queste cellule senza che l'animale muoia. Cioè. Solo che anche lì, cioè, fare una biopsia, bisognerebbe fare una biopsia a un topo, è un processo molto complicato, anestesia e quant'altro, vabbè, e sappiamo a quel punto, tutti che... Scusami, a quel punto comunque si porrebbe la domanda, no? Perché a questo punto perché farla a un topo e non... E non a un umano, nel senso che il succo un po' è sempre quello, no? Che comunque alla fine si preferisce farlo su un topo piuttosto che un umano, qualsiasi cosa sia, nel senso. Non sto esprimendo un giudizio ora di giusto o sbagliato, cioè sto dicendo proprio che sì, in termini è difficile filosofici. Uscire da questa mentalità e cioè, bisognerebbe esplorare anche il perché, in un certo senso, no? Cioè non puoi andare da una persona, per la maggior parte delle persone, e dirgli, non so, che ne so, facciamolo sugli umani o cose del genere, ovviamente, no? Più che altro un'altra questione etica che si pone sempre è, cioè che mi sono posta io a seguito dei corsi, no? Se mia mamma sta morendo di cancro e ho la possibilità di iniziare una possibile terapia con questo nuovo farmaco. Che faccio? Lascio morire mia mamma di cancro o sacrifico il topo? Sì, è la domanda. È un po' sempre il dilemma, un po' il dilemma del treno. Non so se ce l'avete presente, quello della leva. No, non ce l'ho presente. Io ce l'ho presente perché me l'hai detto in chat. No, era un esempio molto famoso, cioè appunto che praticamente c'è un treno che a un certo punto ha un incrocio, no? E tu hai una leva. Il treno può andare nel binario 1 se tiri la leva nel binario 2. E sopra ai rispettivi binari, su un binario ci sono 5 persone che non conosci, legate alle rotaie, mentre nell'altro c'è una persona che conosci. Che fai? Cioè, tiri la leva, lasci, quindi decidi tu le sorti, non fai niente, preferisci ragionare in termini di quantità, quindi salvo più persone e sacrifico il mio amico, il mio parente X, eccetera. Alla fine è un discorso che si può applicare anche in questo senso. E lì è un discorso puramente filosofico, cioè a quel punto esula dalla scienza pura, dalla scienza esatta, e si pone su un piano totalmente filosofico ed etico. Ecco. Sì, ma perché c'è comunque
Allora, noi siamo abituati a categorizzare le cose, però alla fine è tutto un po' un miscuglio, no? Quindi chiaramente i campi si incrociano e ci troviamo in queste situazioni, e questa è una di quelle situazioni, no? Che quando si parla magari nel veganismo, cioè proprio di veganismo proprio in termini alimentari, no? Si fa molto questo discorso della necessità, no? Cioè anche Gabri l'abbiamo fatto un sacco di volte, obiettivamente è molto più semplice, no? Per quanto riguarda il cibo, no? O la salute, queste cose qua. Quindi è molto più semplice e si può anche evitare di cadere magari cioè nel mettere in discussione proprio il tipo di pensiero filosofico, no? Ovvero se sei, che ne so, un relativista, un utilitarista, eccetera, cioè, non devi neanche arrivare a quei livelli, probabilmente, no? Perché cioè, spesso puoi fare un discorso banalmente davvero di necessità, e uno dice: beh, effettivamente sì, è così, no? Cioè, oppure fai direttamente un discorso di stampo antispecista, e uno lo capisce, e ok, per quanto riguarda il cibo, no? Magari a livello Che in pratico. realtà il discorso di salvo, cioè sacrifico il topo, salvo mia mamma, si può fare anche nel caso di una persona, cioè una persona che io non conosco. Salvi tua Sì. mamma, oppure, cioè quindi in realtà non è Sì, un esatto. discorso prettamente specista o meno, ma proprio Esatto. di vita in quanto tale. E credo che in ogni caso il legame che c'è con l'altro essere vivente, che in questo caso è la madre, prescinda da tutto, cioè anche dalla stessa specie. Quindi è proprio un discorso veramente puramente filosofico, che va oltre lo specismo, l'antispecismo stesso, da questo punto di vista. Poi, se vogliamo rimanere nel discorso topo mamma, anche lì se n'è andato Albo. Boh. È andato Albo. Vabbè, continuiamo, nel senso magari ha dovuto chiudere un Ok, attimo, non so. però c'è O una magari la cosa in conosco. realtà importante che non ho detto prima, che in realtà l'Italia ha delle normative Scusate. si è riperso. Ha delle leggi comunque severe per quanto riguarda la regolamentazione della sperimentazione stessa. Cioè, così come non si possono fare test sugli embrioni in Italia, ci sono delle leggi anche per quanto riguarda la sperimentazione degli animali non umani. E questa è entrata in vigore, cioè è stata una direttiva europea, la direttiva 63 del 2010, che è entrata in vigore in Italia con il decreto legislativo numero 26 del 2014. E per esempio l'articolo 4 Ci sono. di questo decreto è le cosiddette 3 R, che sono replacement, reduction e refinement. Che sono, la prima è appunto la sostituzione, replacement, cioè quando ci sono dei metodi alternativi non si possono usare animali. Cioè se io posso testare la stessa cosa attraverso colture cellulari e voglio utilizzare però così perché mi va un animale, non posso. E se questo non è possibile, quindi devo per forza utilizzare l'animale, si passa a reduction, cioè il minor numero di animali possibili per fare l'esperimento. Cioè non è che se l'esperimento è efficace anche con 20, tu non puoi fare 30, perché prendere un numero pari a 30 di individui così, perché così ne ho 10 in più, no, non puoi. E poi il refinement, che è il miglioramento delle condizioni, cioè quindi devi assolutamente tenere in un certo modo l'ambiente dell'animale per far sì che non si stressi, non stia male, cioè che fa un po' ridere detta così perché comunque è un esperimento, però Certo. si cerca nel brutto di
migliorare comunque la condizione dell'animale stesso. E Sì, queste diciamo sono le che tre R. da queste tre R comunque possiamo vedere come anche il campo magari della sperimentazione abbia un pochino preso quella strada che hanno preso magari l'allevamento, no? Degli animali, comunque Esattamente. Davvero. che comunque si vuole tutelare di più l'animale, quindi si presta più attenzione al benessere animale, quando però poi comunque in sostanza quello che accade, cioè l'atto in sé rimane sempre lo stesso, però comunque c'è magari una presa un po' più di coscienza, no? Rispetto a qualche anno fa, no? Dove forse non c'era Però c'è anche assolutamente cioè non si tutela. badava proprio là, sì, esatto, nessuna tutela. Poi con questo Però ovviamente è non è che anche sto vero che, cioè, giustificando. negli allevamenti, per esempio, non è che si vogliono migliorare le condizioni per l'animale in sé, ma è solamente per le qualità organolettiche della carne in sé. Cioè, Sì, va da sé anche. che un animale stressato produce diversi ormoni o neuroormoni, come per esempio adrenalina o il cortisolo, che si produce in condizioni di stress che va a alterare chimicamente la carne, cioè le proteine. Quindi in realtà si fa per un discorso sempre di tornaconto personale più che dell'animale in sé. Sì, io stavo facendo. Sì, c'è assolutamente questo discorso, quindi per tutelare soprattutto il consumatore e i sentimenti del consumatore, per farlo sentire più a suo agio, ma cioè anche proprio per garantirgli una qualità migliore. Però stavo pensando anche e soprattutto alla questione della bioviolenza, no? Dove si cerca proprio di tornare in queste realtà dove provano a tornare al passato, no? Dove quindi il processo viene romanticizzato, viene fatto passare che comunque si tiene Le mucche davvero felici che l'animale. Sì, esatto, le mucche sono felici. corrono Esatto. nei campi. Quindi si va, diciamo, a romanticizzare, a migliorare tutto il processo, quando però poi l'atto finale è sempre lo stesso, cioè non è che viene salvato qualcos'altro, nel senso l'animale viene sempre usato e sfruttato, dominato sostanzialmente, ok? Visto come inferiore e come potenziale per produrre qualcosa. Quindi l'ottica è sempre la stessa, l'ottica specista rimane sempre la stessa, però diciamo il processo, diciamo, È lo specismo. si dà più importanza al processo, cercando Esatto, di sì, quello migliorarlo. sì. Quello sì, Però. anche mia mamma, che è veterinaria, ha detto che ai suoi tempi, quando studiava e andava, dovevano andare nei macelli, aveva detto che era una cosa abbastanza inquietante, ecco. Sì. Poi, cioè, infatti, non so come abbia fatto a sopportare certe cose. C'erano proprio delle violenze, non essendoci appunto questa direttiva europea, che prevede appunto anche la somministrazione di analgesici per il dolore o l'anestesia. Cioè, non puoi fare un intervento chirurgico su un animale non umano per la sperimentazione da vivo. Cioè, da vivo, da sveglio, da cosciente, deve essere per forza addormentato. E quindi sì, cioè, è molto regolamentata, allo stesso tempo è specista, e ora vi spiego perché. Nel senso che, innanzitutto, c'è la differenza tra invertebrati, vertebrati e primati. Per esempio, la regolamentazione dei primati sta nell'articolo 8, sempre di questo decreto che deriva dalla direttiva, e prevede l'utilizzo dei primati non umani solamente in determinati casi. Per esempio, uno di questi casi è se si tratta di una condizione o dannosa, cioè per l'animale stesso, quindi, cioè, si vuole trovare una cura a livello veterinario, oppure se è una condizione che, come
Com'è che si dice in italiano affect? Non mi viene in italiano. Che colpisce, colpisce l'uomo. Sì, che colpisce. Colpisce. Esatto, che colpisce l'essere umano e gli rende comunque la vita molto difficile. Cioè, una condizione di, appunto, non so se vogliamo introdurre l'argomento macachi, la perdita della vista. Ecco, quella è una condizione debilitante, ecco, non mi veniva la parola. E quindi in quei casi si possono utilizzare i primati non umani, però uno non si possono allevare, cioè non si possono allevare con fini sperimentali i primati non umani, e due ci deve essere l'approvazione comunque del governo per poter fare questi esperimenti. Poi, tra i mammiferi stessi, esclusi appunto i primati, ci sono delle differenze a causa di pressioni sociali. Per esempio, è vietato allevare a scopi sperimentali cani e gatti, però puoi allevare il maiale, la pecora, la capra Ok. e compagnia, e il topo, cioè comunque un mammifero. Quindi. E lì si vede proprio quanto lo Stato influenzi. Cioè l'opinione pubblica più che lo Stato influenzi la legge stessa. Che però anche qui c'è una differenza importante, non possono essere allevati per questi fini, però possono essere usati. Quindi anche qua, cioè i sotterfugi comunque li trovano, è un po' come quando si parla, cioè la sperimentazione non è solo a livello clinico, farmacologico, ma anche cosmetico. Quando è entrata in vigore la legge, il regolamento europeo che prevedeva del 2009, che poi da noi è entrato in vigore in Italia nel 2013, che prevedeva appunto lo stop ai test sugli animali a fine cosmetici e anche degli ingredienti stessi a fini cosmetici, anche qua ci sono delle tecniche che utilizzano le aziende per poter aggirare queste regole. Per esempio, una di queste è far testare gli ingredienti o il prodotto finito in altri stati, come per esempio la Cina. La Cina per legge richiede che qualsiasi prodotto cosmetico venga testato sugli animali. Un'altra cosa è che molti ingredienti non sono utilizzati solo in cosmetica, ma sono utilizzati anche per, non so, a livello di ricerca clinica. Quindi cosa succede? Che queste sostanze in realtà sono testate sugli animali perché non rientrano nella legge che appunto dice che non si possono fare test sugli ingredienti solo però se questi sono per fine cosmetico. Se l'ingrediente si può utilizzare anche fuori dalla cosmetica, allora non ha questo obbligo e quindi può essere tranquillamente utilizzato nella sperimentazione animale. Quindi uno magari si sente, non so, protetto da questa legge, no? Perché uno dice, oh, finalmente una legge del genere, però in realtà ci sono questi problemi, che poi in realtà non possiamo, l'Italia non può neanche importare prodotti che sono stati sperimentati si dice, no, testati altrove, in altri stati. Però può vendere a quegli stati lì in cui si fa la sperimentazione. Quindi l'Italia, fondamentalmente un'azienda italiana, può dire ok, io voglio vendere in Cina, e già che ci sono, provo a fare un test su questo, questo e quest'altro, tanto lì
non mi fanno nessun tipo di problema. Ok. Scusate, spero di essermi spiegata, sì, è una cosa un po' complicata. C'è... Sì, no, diciamo che comunque c'è, diciamo, c'è la possibilità che comunque guardando queste leggi uno dice cavolo, si stanno facendo dei passi avanti, però poi quando si va magari a... Abbiamo perso Revi, quando si va a fondo della questione, poi in realtà non, non è così bello, comunque così... come l'abbiamo pensato, no? Come lo stavamo pensando. È tornata Levi. Eccomi, scusate, no, ho cliccato un tasto per sbaglio. No, semplicemente stavo dicendo, sì, ci sono tutte abbiamo queste leggi. Kick from studio. Sono un una boomer. Stavate sparlando di me. Sì. Sì. sì, comunque, quindi sostanzialmente è difficile, no? È anche complicato farsi... ragionare anche e cercare di essere più obiettivi possibili, perché comunque ci sono anche tutti questi scorciatoie che tutte queste scorciatoie che si possono prendere anche a livello legale, anche perché comunque cioè, lo sentiamo spesso anche per quanto riguarda la cosmesi, no? Quindi non ci sono prodotti testati e così, però poi in realtà se vai a vedere a fondo magari l'ingrediente singolo è stato testato. Esatto. Proprio cioè stato l'ingrediente singolo per... è stato testato perché non è un ingrediente che è solo per esclusivo. cosmetici, esatto, esclusivo per Esclusivo alla cosmetici, cosmetica. mentre la legge prevede che, cioè, fa riferimento agli ingredienti esclusivi per i cosmetici, Però oppure l'azienda. in quel caso, cioè che tu sappia, in quel caso, cioè se io azienda produco un prodotto del genere, gli posso comunque mettere il marchio, cioè lo posso spacciare per vegan comunque, cioè gli metto il marchio vegan sopra perché comunque, oppure Vegan essendoci, non deve comunque contenere, cioè cioè vegan non e solo cruelty vegan, free, cruelty free intendo, ok. cruelty free, No, mi sa di perché no. se c'è questo limite qua. Non vorrei dire una boiata, ma mi sa di no perché cruelty free prevede il fatto che non venda neanche a stati che comunque testano sugli animali. Quindi un'azienda cioè un'azienda cruelty free non deve vendere alla Cina, per dire. Ok, non deve vendere, ma comunque all'interno, cioè l'ingrediente all'interno dei suoi prodotti non c'è la possibilità che questo accada, che comunque un ingrediente è stato testato anche per altri scopi, oppure quello sì. Ah, tu dici un ingrediente che in Sì. realtà è stato testato. Questa è una bella domanda, cioè mi dovrei leggerla bene se c'è il punto della direttiva, perché Ok. effettivamente è una bella domanda. Perché, cioè perché capita spesso comunque di vedere tanti brand che si dichiarano cruelty free, però poi non vorrei che ci fosse questa doppia cosa, ovvero che in realtà un ingrediente è stato magari anche testato, quindi rendendo così il prodotto magari non Però proprio magari considerato l'ingrediente è cruelty stato testato tantissimi anni prima. free. Cioè anche lì Certo, ok. dopo, cioè dipende sempre se è stato testato prima o dopo l'entrata in vigore di questa direttiva. Certo. Quello dovrei vedere perché effettivamente è un ottimo spunto di riflessione. Stasera Sì. ci guardo. Cioè dopo ci guardo, controllo e poi vi scrivo T'abbiamo se dato lo altro trovo. materiale da studiare. Esatto. Allora, io vorrei passare un attimo alla domanda, cioè al tema, per cui anche comunque viene spesso anche portato, cioè quello che vedo io è che spesso, che era un po' il ragionamento che facevo anch'io, no? Spesso per contrastare la sperimentazione animale, non perché da un punto di vista antispecista comunque rifiuti questa pratica, perché è specista, perché coinvolge l'uso e lo sfruttamento dei non umani, ma spesso quello che noto è che si ricade nel voler promuovere, no? Una pratica che non coinvolga la sperimentazione animale, puntando sul fatto che non sia efficace. Ok. Non so se si è capito, però comunque cioè, quello che Sì, in che realtà. una delle scuse che si utilizza è il fatto che, beh, non sarebbe efficace.
Sì, comunque in generale, nel senso, spesso non lo si vede da un'ottica antispecista, ma semplicemente lo si vuole promuovere come non è efficace e quindi non dobbiamo farlo. Comunque sempre avendo, Esatto, sì. cioè, sempre tenendo a mente ovviamente la Cioè, non per tutela, no? discorso etico, ma per discorso di efficacia Di efficacia stessa. della tecnica in sé, sì. Sì, e parlando di efficacia, effettivamente la sperimentazione animale è così efficace? O cioè, quanto è efficace? C'è una percentuale? Non lo so, cioè, te lo chiedo da Allora, completamente ignorante in materia, nel senso. questa cosa, cioè, offre uno spunto di riflessione anche a chi ci sta seguendo, nel senso che recentemente sono andata sul sito di Unitorino per vedere, hanno fatto una griglia di notizie vere e false di ciò che ha riportato la LAV, per esempio, no? Sì. Professore E c'era questo Macachi. spezzone, esatto, sulla questione macachi. C'era questo spezzone che diceva, la LAV aveva detto che il 98% dei test eseguiti sugli animali si rivela fallimentare. E loro avevano detto, non è vero, cioè Unitorino ha detto, non è vero, questo studio in realtà non esiste, il link è vuoto. Ora, aspetta un secondo che mi prendo, perché me l'ero segnato. Non so se lo ritrovo. Comunque c'è questo studio del 2015 da parte dell'Università di Cambridge, quindi cioè, non è mio, è proprio di un'università comunque prestigiosa. E poi magari lo linko. Aspetta che cerco un attimo su Google perché non lo sto trovando. Sì, linkalo nei commenti se puoi accedere. Prima lo ritrovo perché mi sa che non me lo sono salvato, sono un clown, sono veramente un clown. Comunque, Ecco, appunto, su questa cosa. Ok, vai. si chiama, lo posso linkare, però da computer non so come si fa. Dovresti avere accesso ai commenti, se no passacelo e lo Beh, se mettiamo no al noi massimo lo mettiamo noi nella dopo. comment section. Ok, Lo arrivo. mettiamo poi in descrizione del video. Allora, io vi invio prima il trafiletto, quindi ve lo invio su Telegram. Ve Sì, così poi lo invio lo a inseriamo Fabrizio. nella descrizione del video. Comunque, stavo pensando alla questione efficacia, perché, Questo qua ripeto, che ti ho appena mandato è il trafiletto. ok, La dopo lo. ricerca completa è quella che si trova su NCBI. E lo linko e pubblica la ricerca, quindi non c'è problema. Ok. Dicevi scusa? Sì. No, dicevo semplicemente la questione efficacia, l'ho voluto tirarla fuori perché cioè puntando così tanto cercando di smontare la sperimentazione animale, puntando sull'efficacia e non sulla questione e non in ottica antispecista, quello che non cioè che diamo per certo è che comunque la sperimentazione animale non è efficace, ma poi se poi in effetti in futuro si potrebbe veramente verificare la questione che effettivamente è ed efficace, allora che cosa abbiamo puntato tutto questo tempo sulla non efficacia, quando in realtà dovevamo fare un discorso più antispecista, no? Ovvero che non è giusto usarli a prescindere, non è giusto sfruttarli. Esatto, sì, cioè Comunque. sia da quel punto di vista che dal punto di vista della sperimentazione stessa, perché comunque siamo, cioè per quanto possa essere utilizzato per esempio il topo, la sperimentazione sull'animale non umano presenta tanti limiti, perché a livello sistemico il topo ha, non so, per esempio,
degli anticorpi diversi, dei recettori diversi, quindi il farmaco può agire su questi, sui suoi e essere, per esempio, efficace. E poi quando invece metti che passa al test preclinico e si trova nella fase 1 dei test clinici, del clinical trial, e poi si vede che in realtà è non solo non efficace, ma magari pure dannoso. È successo, quindi di fatto si dovrebbe cercare di investire su altre tecniche. Cioè, esistono anche tecniche computerizzate, cioè che si chiama, sai che c'era la divisione in vitro, in vivo, ecco, questo si chiama in silico, si dice che è appunto la parte fondamentale del dispositivi elettronici e questi test si basano su modelli computerizzati. Sono stati anche creati alcuni farmaci proprio a livello molecolare 3D con questi programmi e ovviamente si devono pensare a dei super computer, cioè non è il PC di casa che ci troviamo noi comuni mortali. Però il limite sempre che presenta la tecnica computerizzata è che comunque devi avere una fisiologia, cioè non puoi avere non puoi sapere come reagirà il farmaco solamente su base teorica. Cioè ci sono talmente tante variabili che si può usare in combinazione. Quindi per poter ridurre il numero, per esempio, di animali, sapere per certo che questa molecola non passerà la membrana, quindi non la proviamo neanche. Per questi discorsi qua, ma di fatto ad oggi per forza serve l'organismo in quanto sistema. Quindi la cosa più probabile e secondo me più efficace è l'organoide. L'organoide però come sistema, cioè creare diversi organoidi che rappresentano i vari organi e cercare di interconnetterli. Però poi c'è sempre il problema della tempistica e del costo, quindi poi anche lì bisogna vedere come evolve la situazione, se si riusciranno a trovare delle tecniche per poter velocizzare questa crescita cellulare oppure effettivamente no. Ma nel senso non può essere che comunque magari siamo ancora un po' indietro sulla questione organoide, proprio perché adesso non so, poi magari tu mi correggi, però magari non ci sono stati quegli investimenti. Nel senso, secondo te, se da oggi a domani si iniziasse ad investire pesantemente o comunque a voler puntare verso la direzione organoidi, cioè comunque sicuramente si troverebbero delle soluzioni per ridurre i tempi, creare quella situazione che tu hai descritto prima, ovvero con più organoidi che comunicano fra di loro e quindi realizzare un sistema vero e proprio e non soltanto una parte specifica, quindi puoi anche testare effettivamente come poi l'eventuale farmaco reagisce con altre parti del corpo, no? Potremmo dire. Quindi Cioè, secondo me sicuramente verrebbero fatti dei passi avanti. Poi, per esempio, sono stati creati dei mini brains, cioè dei mini cervelli, appunto, fatti, cioè sono organoidi, sono cervelli in miniatura. Il problema di questi cervelli è che appunto restano piccoli perché non avendo i vasi sanguigni, il non tessuto sono non si può neutralizzati. sviluppare, esatto, non si può sviluppare, quindi rimangono piccolini. E infatti è il limite dell'organoide che non presenta cioè i vasi. Quindi se si riuscisse effettivamente a creare una sorta di angiogenesi, quindi la nascita dei vasi dentro all'organoide, allora già questo sarebbe un grande passo avanti. Perché
permette di poter pensare effettivamente a un sistema di organoidi, perché senza il collegamento dato da arterie, vene e quant'altro, e tutti i capillari, allora non, cioè, è impossibile farlo. È impossibile creare un sistema senza il collegamento del flusso che comunque porta le varie sostanze, tra cui il farmaco, perché il farmaco alla fine viene trasportato dal sangue. Certo, ma quindi secondo te, cioè, vivendolo anche da dentro e studiando queste cose, cioè, vedi che questa può essere una possibilità? Oppure sì, ci sono queste alternative, ma comunque si predilige, comunque in futuro si pensa comunque di continuare ad usare gli animali non umani? No, O vedi... si vorrebbe arrivare a proprio non usarli più. Ok, quindi la E, direzione che si vuole prendere è questa. sì, assolutamente, e spesso viene proprio dai ricercatori stessi che Ok. vogliono questa cosa. Cioè, è ovvio che può esserci il ricercatore stronzo che si diverte con l'animale, però è una rarità, è un'eccezione piuttosto che la regola. Quindi, quello che secondo me si arriverà a fare, e si arriverà a fare probabilmente da un punto di vista di efficacia, più che da un punto di vista antispecista, Certo. o la concomitanza fra i due dipende poi dalla persona, cioè ci può essere quello che non è specista e quindi ragiona solamente per efficacia, chi invece integra le due cose, o chi mette subito al primo posto la questione antispecista. Quello che si può effettivamente arrivare, e si arriverà secondo me, però ci vorrà tempo, è sicuramente un futuro prospero per quanto riguarda gli organoidi. Dal mio punto di vista personale, secondo me, tra le varie alternative che esistono, perché oltre ai modelli computerizzati ci sono anche, si chiamano organ on a chip, cioè sono dei chip che simulano degli organi e vogliono creare il cosiddetto body in a chip. Il problema è che è sempre difficile ricreare un sistema e soprattutto un sistema come la complessità di un organismo vertebrato, per esempio. Adesso stavamo appunto parlando di topi, umani e macachi. Quindi, cioè, alla fine la natura ci ha fatto veramente perfetti nei minimi dettagli, e riprodurli è veramente complicato. Però si dovrebbe investire. Cioè, secondo me c'è chi investe, perché c'è chi investe, però spesso non lo si fa anche per un discorso di tempistiche nel voler provare un farmaco. Cioè, se io ho tot pazienti che sono, non so, hanno il cancro, e stanno entrando in stadi avanzati, comunque metastatici, è ovvio che si tenta di finanziare dei progetti che possano curare, piuttosto che di affinare la tecnica in sé. Cioè, questo vuol non vuol dire che non esistono progetti di ricerca volti al miglioramento della tecnica, però che la questione dei fondi poi è una questione veramente tanto grande. Cioè, non mi sento di parlarne perché veramente è una questione burocratica, è una questione finanziaria, ed è più grande di me. Cioè, l'ho vista solamente da lontano, però cioè, i soldi che girano li ho sempre visti girare nei confronti di, appunto, progetti di ricerca volti alla cura e non al perfezionamento di una tecnica.
oppure nell'investimento di un'alternativa, in Sì, sostanza. intendevo questo, tipo migliorare Sì. l'organoide. Ok, quindi Quindi diciamo sì. che il grosso, cioè possiamo dire che il grosso paletto è la questione dei finanziamenti, perché comunque, E come hai del detto tu, non tempo. del tempo, perché come comunque hai detto tu, la volontà di cambiare direzione penso ci sia, no? Dalle C'è, persone ma che la anche vogliono. perché, sì, perché comunque l'animale, adesso da un punto di vista non antispecista, ma di efficacia, l'animale non umano non è un modello, per certi versi così, efficace, perché presenta dei limiti, delle differenze, come dicevo prima, che, quando poi si vanno a vedere. Quando si va a provare lo stesso farmaco sull'umano, queste differenze, questi problemi vengono fuori. Sì. Quindi, cioè, di fatto, allora dopo diventa una perdita di tempo, una perdita di denaro, comunque un massacro di animali non umani inutile, e allora è un cane che si morde la coda. Però finché non cambia, finché non si trova l'alternativa, la santa alternativa, per il test preclinico, allora non se ne esce. Cioè, è un passaggio fondamentale. Certo, ma quindi secondo voi il fatto di usare gli animali, cioè adesso anche comunque con così tante alternative su cui ci si potrebbe investire, ma come vi ho detto non è così immediato e semplice, cioè proprio il fatto stesso di usare questa tecnica, usare gli animali non umani come cavie, cioè sicuramente deriva dal fatto che in passato è sempre stato così, no? Potremmo dire. Si è sempre fatto così. In passato, ovviamente, i ricercatori del passato, comunque, non è che avessero magari la tecnologia che hanno i ricercatori di adesso, e quindi o era effettivamente un altro essere umano, oppure si va a puntare sul diverso, no? Perché forse non ho sentito di casi che comunque si testava anche. Non per forza sugli animali, ma magari anche su altre persone, che magari che appartengono a gruppi minorizzati. Per esempio, adesso non mi ricordo esattamente, ma forse avevo sentito che si sperimentavano cose sulle donne nere in passato, sono state usate come capo. Questo qua è un bel problema. Stai facendo sicuramente riferimento alle cellule HeLa. Ok, non mi ricordo, cioè so di averlo Le sentito, ma. cellule HeLa sono delle cellule che vengono usate tantissimo in laboratorio. E HeLa, deriva dal nome Henrietta, quindi Henrietta, Lex, LA. Che appunto era una donna afroamericana che aveva questo tumore alla cervice uterina molto molto aggressivo. Avevano visto che le cellule non morivano, cioè continuavano a replicarsi e replicarsi, erano immortali, e così gliele erano state prelevate, però senza consenso informato. Cioè, c'è stato un caso giudiziario per questo motivo, perché poi si sono fatti dei soldi su queste. Ovviamente Henrietta purtroppo è morta da lì a poco tempo dopo, perché il suo tumore era veramente tanto tanto aggressivo. Ma i parenti hanno, insomma, subito questo caso. In cui, insomma, i medici avevano prelevato queste cellule, senza informare la paziente, e poi era ancora il periodo in cui, gli ospedali erano divisi tra, neri e bianchi.
Quindi ovviamente c'erano tutti poi i sotterfugi, cioè con senso informato che cos'è per i neri, cioè chi se ne frega, così ragionavano. E fatto sta che Sì. poi queste, cioè c'è stato un chiarimento con, recentemente però, con la famiglia di Henrietta e le sue cellule sono diventate fondamentalmente... Cioè, dai ricercatori Henrietta Lex è amata, cioè c'è proprio tanto riconoscimento per questa donna che ha comunque creato una svolta. Da un certo punto di vista è brutto perché lei comunque non, cioè, è stata sfruttata, non è che adesso c'è Henrietta Lex a cui posso dire ok, grazie per il tuo contributo, però è un contributo che tu hai dato volontariamente. Cioè anche questo caso l'abbiamo studiato in bioetica perché proprio perché non c'era stato il consenso di questa persona nel prelevare le sue cellule e utilizzarle poi in laboratorio. Però è innegabile il contributo che indirettamente questa persona ha dato. Quindi, cioè, noi posteri ce l'abbiamo da un certo punto di vista con i ricercatori di allora che. Cioè i medici di allora che hanno fatto proprio, detta come va detto, gli stronzi, però nei confronti di questa donna c'è tanto amore, ecco, a livello proprio intellettuale, nel pensiero, nel suo pensiero. Certo, però diciamo che non si sono fatti problemi nel violare il suo consenso, no? No. Quando E invece infatti, probabilmente non avrebbero avuto, cioè ovviamente avrebbero magari chiesto prima ad una donna bianca se voleva effettivamente partecipare a questo oppure no. Quindi diciamo facevo riferimento a quello, no? Quindi al fatto che ci sono sempre queste vite che contano di meno, no? All'interno del nostro sistema e che quindi sono anche più sacrificabili, più violabili e più usabili, come vediamo nessuno anche. avrebbe fatto lo stesso con una donna bianca allora. E questa Esatto. è la cosa che è veramente triste perché la prima volta che effettivamente conosci la storia delle cellule HeLa ci resti di merda perché non penseresti mai a questa storia comunque che deriva da sfruttamento. E fondamentalmente anche da coercizione, perché cioè, allora i medici non è che avessero detto esplicitamente a Henrietta, guarda che queste cellule verranno, cioè abbiamo notato che hanno questa crescita esponenziale, sono immortali, vogliamo utilizzarle per degli esperimenti, degli studi, cioè questo fa parte comunque del consenso informato quando tu decidi di donare. Un tessuto degli organi, in quel caso era una biopsia, per poterci eseguire uno studio, cioè comunque è parte del tuo corpo e dovresti essere sempre informato su quello che viene fatto sul tuo corpo. Sì, volevo parlare cioè, una cosa, mi avete fatto venire in mente una cosa, nel senso che secondo me si torna un po' sempre a questo punto cruciale, cioè che cioè siamo tutti abituati a pensare secondo un... Cioè, qual è il motivo del nostro agire, no? Cioè, come dire, il framework nella nostra civiltà, no? Cioè, il motivo dell'agire umano è, come abbiamo detto prima, prettamente di stampo utilitaristico, o utilitarista, scusate, non so come quale delle due è il termine più corretto. Comunque, cioè, il succo è un po' quello, no? Nel senso che, da un lato, come dire, chi vuole agire bene, potremmo dire, ok? Cioè, con questo motivo dietro al proprio agire, ok?
giustifica le sue azioni secondo il... Cioè, a quel punto uno ti chiede, no, che cos'è il bene, no? Il bene è, in questo, secondo quest'ottica, il bene della maggioranza, in un certo senso, no? Cioè l'azione che causa il bene alla maggioranza, il che significa che potrebbe creare un male a una minoranza, in un certo senso, no? Ok? Assolutamente, cioè, è un'implicazione, sì. proprio cioè una cosa implicita in questo modo di giustificare il proprio agire. Ma e, anche, per esempio, mi è venuto in mente che esistono malattie molto rare che non vengono ricercate, cioè non si fa ricerca su queste malattie per il semplice fatto che nessuno ci investe, perché le persone sono troppo poche. Esatto, quindi cioè, per dire, di risorse, anche cioè, proprio si soppesano, no, le risorse a livello di tempo, di denaro, di però specialmente questa... di denaro anche, sì. No, dico, questa cosa qua che ha fatto notare Levi, cioè ci fa anche capire quanto effettivamente c'è dietro anche alla ricerca di farmaci o comunque di cure, magari ci sia effettivamente la buona volontà magari di chi fa la ricerca, ma poi di chi ci mette i soldi. Esatto, è sempre lì. Forse cioè, la buona volontà c'è quando sa che ci può essere un ritorno economico ben pesante. Perché come diceva lei, cioè come hai detto tu, Revi, per quelle due o tre persone che magari soffrono di una patologia magari super rara, non c'è ricerca, no, per curare la loro patologia. Sì, si investe quindi tantissimo sul cancro, per esempio, però non su malattie magari genetiche molto sì. rare. Sì, scusate, ma qua torniamo al punto di prima, cioè che cioè, questo modo di agire predefinito, potremmo dire, di adesso, e unito al fatto che la nostra società è fondata praticamente sul denaro, ok? Cioè, creano i presupposti perfetti per uno scenario del genere, no? Perché? Perché cioè, tu che hai i soldi, no? Perché investi i soldi? Per ottenere, potremmo dire, il tuo bene, no? E però magari giustifichi anche, cioè chi ha in mano i soldi magari giustifica con, le risorse mandate, cioè monetarie, mandate in quella direzione causano un bene maggiore a X situazioni e quindi non le uso in quest'altra situazione in cui, come dire, vado magari ad aiutare una minoranza, e questo getta le basi perfette per di fatto non aiutare nessuna minoranza o comunque molto poche a livello proprio economico, no? E però, nel senso, cioè è un problema perché dato che cioè, non so, cioè, secondo me va anche va quasi ancora prima del capitalismo questa cosa, in un certo senso. Cioè, è proprio un modo di... cioè, una giustificazione dell'agire, ok? Il fatto che poi adesso siamo in questa situazione, quindi in un contesto capitalista, peggiora le cose, ovviamente, no? Nel senso che da questo... Sì, le amplifica. O meglio, ci vincola ancora di più a questo modo di giustificare il nostro agire. Non so se è chiaro il concetto. Cioè, sì, sì. Come dire, siamo ancora di più vincolati a questa visione filosofica del mondo, in un certo senso, no? Quindi diventa molto difficile e complesso in questo contesto esplorare anche, come dire, alternative da un punto di vista proprio morale, potremmo dire, di come giustifichiamo le nostre azioni, ok? Diventa molto molto difficile. Ma è difficile, secondo me, proprio sradicare lo specismo in quanto è la forma di discriminazione che nessuno ci insegna che è discriminazione. Cioè, non so se si capisce il discorso, nel senso che finché riguarda la specie umana, per esempio, cioè, ad oggi nessuno va a insegnare, per esempio, all'università o comunque a scuola che una persona nera sia inferiore a una persona bianca.
Cioè, questa cosa è appurata. Cioè, poi esistono i razzisti, esistono, cioè, il razzismo esiste, si vede quant'altro, però è entrato nelle persone questa idea che non siamo più nel 1800, dove, e cito Stephen Best di Liberazione Totale, dove gli schiavi erano considerati come degli animali. Cioè, adesso questo pensiero qui è ignobile, è inammissibile nella nostra società a livello proprio di insegnamenti. Cioè, all'università nessuno ti viene radiato, un professore, una persona che si permette di dire una frase del genere, di razzista in questo senso. E le discriminazioni, cioè, il senso è, se già le discriminazioni a livello umano sono difficili da sradicare nella mente di alcune persone, e parliamo della nostra stessa specie d'appartenenza, e nonostante si sia arrivati, per esempio, a considerare le donne pari agli uomini, le persone nere pari alle persone bianche e così via, non si è ancora arrivati a livello sia istituzionale che sociale a pensare che anche gli animali non umani siano individui. Sì, quello è vero. Quello è vero. Cioè, il discorso delle discriminazioni, cioè, non sto dicendo che non esiste il razzismo, non esiste il sessismo, cioè, da donna il sessismo lo vivo praticamente ogni giorno, ma il Però diciamo viene punto che è condannato. sulla carta è condannato, cioè il razzismo sulla carta è condannato, cioè uno Stato non può dire a questa persona il colore della pelle è diverso dalla maggioranza dei miei abitanti, quindi è inferiore, cioè no. È una cosa proprio a livello legislativo inammissibile. Però poi questo retaggio rimane, tant'è che ci sono le persone sessiste, ci sono le persone razziste, ci sono le persone biliste e quant'altro. Quindi se già è così difficile sradicare e vedere queste discriminazioni per quanto riguarda la nostra stessa specie, il problema è che questo ragionamento non viene fatto per quanto riguarda gli animali non umani. Tant'è che a scuola in inglese ti insegnano che per l'animale ci si deve riferire con it, che è lo stesso pronome che si utilizza per gli oggetti. Cioè, sia nella nostra lingua, ma anche Sì, non è nell'immaginario comune. sessualizzato. Cioè, diciamo, è oggettificato. Esatto, cioè sì, c'è proprio la Sostanzialmente. distinzione tra persona oggetto. Sì. E oggetto. Comunque, se il pensiero dell'animale in sé viene messo insieme agli oggetti e non insieme alle persone. Sì, viene proprio categorizzato come Sì, per oggetto. tornare al nostro discorso, quello che dico è che sarà difficile che sia le istituzioni stesse, ma soprattutto la società in quanto tale, arrivi a considerare gli animali come individui e a non pensare in modo antropocentrico. Perché già ci sono ancora dei retaggi culturali sessisti e soprattutto razzisti che derivano da secoli e secoli, e considerato che lo specismo è la prima forma di discriminazione, fondamentalmente, come appunto descrive Best nel suo libro, cioè prima del razzismo, prima del sessismo c'è lo specismo, allora ci vorrà il triplo, il quadruplo, il quintuplo del tempo per sradicare un pensiero del genere, perché si è radicato per più tempo, le sue radici sono più profonde. E le persone che diventano antispeciste, appunto, lo diventano perché sono loro ad informarsi, perché sono loro
che iniziano a studiare l'antispecismo in quanto tale, non perché te lo insegnano. Non te lo insegna nessuno l'antispecismo, No. soprattutto a scuola. Sì, infatti questa cosa fa anche denotare come a livello anche istituzionale, nel senso, come dicevi tu prima, non è, cioè, viene le discriminazioni vengono condannate, no? Spesso a livello istituzionale, non dappertutto ovviamente, però diciamo che nella maggior parte dei casi sì, però poi comunque questa cosa non è riflette, cioè non si riflette anche nei soggetti che fanno parte di quella specifica nazione o comunque società, perché comunque spesso sono gli individui, no, che dettano anche il percorso che segue la creazione delle leggi, quindi la società è comunque il soggetto che crea, poi che influenza l'istituzione, che crea poi Esatto. le leggi, e non è il contrario, anche perché quando viene il contrario, poi comunque c'è sempre cioè è un po' come la domanda, nel senso, quando mi è capitato che mi è stato chiesto, no, se tu avessi la possibilità di vietare proprio l'uso, il consumo dei prodotti animali, l'uso degli animali, quindi lo sfruttamento degli animali, lo sfruttamento e l'uso generale dei corpi degli animali, lo faresti o meno? Nel senso, non è tanto quello l'obiettivo. L'obiettivo non è vietare, perché comunque non. C'è un modo per farlo, lo si trova sempre, se uno Esatto. è quello che vuole fare. L'obiettivo è quello di cercare di cambiare il retaggio, o comunque la mentalità che Sì, diciamo che senza sta cambiare la dietro. mentalità non arriveresti neanche a farlo, probabilmente, nel senso. Sì, no, esatto. Cioè, obiettivamente chi è che ti darebbe l'opportunità di vietare una Sì, roba del infatti, genere se non hai cambiato il. è una roba super ipotetica, infatti non c'è, cioè, non Ah, ma regge. poi anche lì, cioè, il problema è sempre lui. Inizia con la C e finisce per apitalismo. Nel senso che spesso le situazioni economiche in cui vertono certe persone oppure certe popolazioni intere sono talmente rasentano la sopravvivenza stessa in termini anche alimentari, che come fai a incolpare una persona che sta morendo di fame, che uccide una gallina per sopravvivere? Cioè, nel senso, il punto è che è il sistema da sradicare, perché se tutti avessimo le stesse possibilità di poterci permettere comunque un cibo, anche solamente il cibo che non provenga da della sofferenza di qualcun altro, allora le cose davvero sarebbero paritarie, però non è così. Cioè, Sì, già quello è un privilegio, no? Scegliere esatto, infatti io dico sempre, cosa mettere sul proprio piatto. bravo, io dico sempre, io ho il privilegio di farlo, ma non andrei mai a sbraitare contro a una persona che abita in un paese sperduto in India che sta morendo di fame, dire: ah, non devi assolutamente, sei una persona di merda se mangi l'uovo o se mangi la gallina. Perché Sì, come o peggio in faccio realtà. io, cioè, a dirlo? Cioè, è anche questa l'intersezionalità, capire che purtroppo il problema è a monte e non dobbiamo incolpare il singolo, ma il sistema, non dobbiamo fare una guerra tra poveri. E il succo secondo me è anche che, cioè, questa cosa che hai detto, no? Espone un po' quella che è la fallacia dell'insistere come, cioè, avendo come unica strategia quello del cambiamento individuale, no? Nel senso che parlare tanto di cambiamento individuale in un certo senso significa anche enfatizzare proprio Il un tuo discorso privilegio. morale del singolo, no? Banalmente, no? E dico, ci sta a parlare di morale perché anche a me, come dire, è interessante, no? Però il problema della morale è che
secondo me va davvero tanto tanto contestualizzata, ok? Assolutamente. E sì. Il veganismo mainstream, appunto, non contestualizza questa cosa, cioè ragiona un po' per assoluti, o meglio, tutti lo facciamo anche noi, tendiamo a ragionare per assoluti in realtà. Scusate, cosa significa questo? Significa semplicemente che tendiamo comunque, per quanto ci sforziamo magari di non fare così, e c'è chi non si sforza neanche di non fare così, di vedere il mondo cioè dividere il mondo in buoni e cattivi, no? Di compartimentalizzare tutto comunque, no? E in realtà è molto più pieno di zone grigie il tutto, ma perché questo? Perché i contesti cambiano drasticamente, ok? Motivo per cui dire, ad esempio, che ne so, appunto, tu hai menzionato l'India, che in un posto come l'India mangiano tantissimo vegetariano, così, eccetera, e, come dire, usare quella cosa per giustificare il fatto che lì si mangia più vegetale, potrebbe davvero essere in realtà un segno di privilegio, no? Fare una cosa del genere. Perché? Perché magari parli di aree di popolazione, e non parlo per tutta l'India, perché, però parli di aree di popolazione che effettivamente sono, in realtà mangiano più vegetale perché ma hanno anche una incidenza di malnutrizione più alta, ad esempio. E il succo qual è, no? Nel senso, tu puoi fare delle scelte, diciamo, cioè, forse, scusate se sono un po' confuso a quest'ora, però forse in una live precedente avevamo parlato di apocalisse zombie, mi sembra. In realtà volevamo toccarla, ma non l'abbiamo mai toccato. Cioè, ne volevo parlare, ma non l'abbiamo mai parlato. In che senso? Non l'abbiamo parlato, ma è comunque per semplificare, no? Cioè, nel senso, cioè, è chiaro che tu puoi essere un vegano mainstream convinto, ma magari in un contesto di apocalisse zombie ti ritrovi a fare qualcosa di cattivo che non avresti mai fatto, no? Pensare all'incidente sulle Ande del 72, se non sì, erro. Dove si mangiavano le gambe tra di loro, cioè nel senso non era così. Hanno mangiato i loro amici, cioè così. Per esempio c'è uno dei sopravvissuti che adesso è un attivista proprio per la salute mentale, visto che lui stesso purtroppo ha avuto delle ripercussioni, è un attivista, e appunto, cioè, anche lì, quando si tratta di sopravvivenza non c'è più scelta che tenga, nel senso che si fanno delle cose che... Appunto, ci fa capire anche cioè di che cosa siamo capaci, nel senso, quando l'unica soluzione per sopravvivere è una, ovvero mangiare le gambe magari del tuo compagno di squadra che è già morto a causa dell'impatto aereo. Esatto, cioè, per dire, quello lì poteva essere anche antispecista, nel senso, cioè, sì, il succo è che dobbiamo un po' scindere, no, anche la scelta etica filosofica da che cosa sta succedendo, dall'applicazione morale, no, cioè dalla scelta morale che fai, no? Perché appunto in generale le scelte morali, ad esempio nella lotta per la sopravvivenza, potrebbero essere drasticamente diverse da... Perché lì prevale dal contesto in cui siamo noi. Sì, e non c'è più un ragionamento critico dato dal fatto che ogni essere vivente tende alla sopravvivenza. Quindi è un meccanismo di difesa dell'organismo stesso. Cioè il fatto che si diventi anche più aggressivi quando si ha fame non è una cosa, cioè uno si dice è fatto apposta, cioè il fatto che se io non mangio da giorni vedo una mela, la vede anche però quello che è vicino a me, è nella stessa situazione, l'aggressività, l'adrenalina fa sì che io possa prendere quella mela per prima, cioè quando prende il controllo il sistema nervoso autonomo per la sopravvivenza non c'è pezza che tenga. Sì, in generale, cioè se tu togli cioè diciamo che la lotta per la sopravvivenza magari butta nel mix, no, un pizzico di aggressività, però diciamo che in generale, ma anche noi adesso, cioè banalmente, cioè almeno io infatti guarda Albo quanto è aggressivo, che non è ancora non è ancora mangiato, sta diventando aggressivo, infatti. È vero.
Adesso si mangia il microfono. Ah, vedi, è lì che c'ha il cibo, però non riesce a mangiarlo No. perché deve parlare. Vabbè, meditazione sta funzionando. Comunque, cioè, non dico, quello che dico è, togliamo dall'equazione un attimo anche l'aggressività, no? Cioè quella del mero contesto di sopravvivenza. Ah, ok. Rimane comunque il principio di autoconservazione, no? Che ognuno di noi ha, se ci pensiamo, no? E banalmente, cioè, anche adesso, anche noi che stiamo parlando in questa chiamata, ce l'abbiamo, cioè anche qualsiasi ricercatore, qualsiasi. Quindi, cioè, dobbiamo valutare questa cosa davvero. Io questo dilemma, questo mega dilemma lo vedo un sacco quando si parla di sperimentazione animale. Banalmente anche quando si parla di sono vegano, mi faccio il vaccino, mi faccio il vaccino, prendo il farmaco, non prendo il farmaco, eccetera, eccetera. Ok? Cioè, è proprio una di queste situazioni in realtà, secondo me. Cioè, è una situazione in cui ti ritrovi a dover fare una scelta morale che ha un'implicazione morale sicuramente, di un certo tipo, ok, non dico quale, scelta vostra, e hai operato una scelta etica, filosofica di un certo tipo, ok? Sono antispecista, sono vegano, ok, qual è la scelta morale che faccio in base al mio contesto? Ok, in un certo senso. E non sto, non, cioè, sto facendo questo discorso, ma non sto dicendo che c'è, cioè, qual è la scelta buona e qual è la scelta cattiva. Non, cioè, non voglio parlare di buono e cattivo, sto dicendo proprio che è una valutazione che cioè, è difficile da generalizzare, ok? Cioè, è difficile mettersi, cioè, ad esempio, quando qualcuno, no, critica, magari, cioè, ci critica da antispecisti, no? Ci critica da vegani perché, ah, ma allora non ti fai questo, non prendi questo farmaco, eccetera. Cioè, è un discorso che secondo me in un certo senso non andrebbe neanche fatto, potremmo dire, nel senso che non è, cioè, davvero, non mi piace dire che è una scelta personale, ma quasi, in un certo senso. Io dico sempre che chi cioè, quando c'è un detto che dice che quando punti il dito contro qualcuno, ne hai altre tre che puntano contro te stesso. E questo è sempre quello che penso, nel senso che è comodo fare giudice quando si tratta di questioni di altri. E quando invece però la situazione la vivi, ed è anche questo, secondo me, che quando ci si definisce attivisti intersezionali bisogna pensare, è uno, riconoscere il proprio privilegio e due, sapere che certe situazioni non le vivrai mai proprio a Esatto. causa di questo privilegio. E questo dovrebbe far sì, quindi proprio rapporto causa-effetto, non giudicare. Cioè se tu hai la morale che ti dice, ok, io non mangio animali, non mangio prodotti per questo, animali per questo, quest'altro motivo, mi definisco antispecista, non puoi andare a giudicare la persona che si mangia la carne perché non può permettersi altro per arrivare alla fine della giornata. E questo secondo me è un punto molto importante, cioè uno deve fare quello che può nei limiti che gli sono stati dati dalla situazione, dal contesto in cui si trova, ma non deve avere la pretesa di poter giudicare altri se non se stesso. Questa, secondo me, è la base. Sì, e che non significa esatto, come dire, che bisogna giustificare, non so, come, tipo, allora ok, no, No, tranquillo, per dire, sfrutta gli animali se sei. sì, allora mi faccio il formaggio, no? Mi spacco di No, cioè, formaggio, nel senso, sto pensando. non è quello il Non discorso. giudicare non vuol dire No, dire infatti, ho che una capito. situazione sia, cioè che l'atto in sé sia giusto. Sì, beh, per fare un esempio, cioè, scusami, fare un No, no, no. esempio, cioè, prendi una persona che ha una malattia di un certo tipo, per cui, È costretto a una prendere un malattia all'apparato farmaco. riproduttivo, banalmente, no? Per cui, che ne so, magari devi prendere la pillola tutti i giorni, Sono qua. cose del genere. Ok. Sono
Cioè, prendi per esempio una persona con l'endometriosi o questo tipo di malattie qua. Io la PCOS devo prendere la pillola tutti i giorni. Ecco. Esempio. La pillola tutti i giorni, no? Sicuramente testata, eccetera. Sicuramente magari con... Mi sembra, se non sbaglio, che tutte le pillole contengano una percentuale di lattosi, adesso non mi ricordo. Comunque... almeno... perché il lattosi è un eccipiente. Okay, viene esatto, in tantissimi farmaci c'è. Cioè. Quindi non... è ovvio che sei vegan antispecista, no? Ok? Però il succo è che, anche volendo, no? Cioè, questa cosa non sovrascrive il tuo principio di autoconservazione. Letteralmente esatto. Non prendere quella pillola significherebbe negare questo principio di autoconservazione, no? Che per... e potrebbe causarti conseguenze gravi questa cosa. Ipotizzo, adesso non conosco la tua situazione. E questo sì, potrebbe senso, succedere. Sono sì, sono compromessi che comunque tu devi fare, accettare e conviverci, anche se non sono ideali magari al tuo pensiero, o magari non si... sì, diciamo, non sono... A livello ideologico non sono... Magari non li condividi, però sì. Per questa questione ci devi è un compromesso che devi accettare. È che è impossibile, è comunque impossibile non fare male a nessuno. Ma infatti, cioè, quando poi si torna a per esempio, di... anche camminando puoi uccidere delle formiche. Cioè, io dico sempre che la tua stessa esistenza, in un certo senso, sta schiacciando qualcun altro. Ma allora è la presa di consapevolezza di questa cosa che fa sì che tu dici, faccio sì nel mio piccolo che ci sia meno violenza e meno sofferenza per gli altri, senza però avere la pretesa di eliminarla questa cosa, perché di fatto è impossibile. E quindi ovvio che... Soprattutto in un sistema capitalista. Esatto, cioè... Stai comunque sfruttando, anche quando ordini un pacco da Amazon, per esempio, o che può essere... quando compri pomodori, chissà, cioè... Esatto, cioè... Pomarola. Tutte così. Cioè, tutto il sistema è di per sé sbagliato, e quindi tu sei parte di un ingranaggio che l'unica cosa che può fare è rallentare, ma non fermare. Cioè, puoi rallentare il male, ma non fermarlo di per sé. Cioè... Sì, cioè, nel senso, il succo... No, perché ha riso, Gabri? No, perché hai riso? No, ho riso perché hai detto ingranaggio, giusto? E non lo so, cioè, però la mia mente è andata a visualizzare, tipo... Okay. Mi sentite? Sì. Ok, no, tipo, ho visualizzato... Cioè, l'essere umano che nell'ingranaggio all'interno della macchina capitalista che la fa funzionare, no? Proprio come ingranaggio. Ho visualizzato quello nella mia mente quando ho sentito la parola ingranaggio. Sì, mi ha fatto sorridere. Che poi, cioè, in realtà è proprio anche... è così, no? E comunque siamo tutti pezzettini che mandano avanti la macchina. E che invece di prendersela con chi la macchina in realtà la sta guidando, se la prendono con gli altri ingranaggi. Per questo a volte rimango stupita dalle guerre che si fanno anche dentro gli stessi movimenti. Cioè, dentro agli stessi movimenti di femminismo, antispecismo e quant'altro, ci sono dei dissidi, ecco. Sì, quello... Perché c'è sempre la ricerca di l'antispecista perfetto, la femminista perfetta, cioè che di fatto danneggia poi tutto la causa intera. Sì, più che altro in generale è ingannevole un po' l'idea di sì, perfezione, ma anche bontà, potremmo dire, in un certo senso, perché siamo tutti, come hai detto anche prima, costantemente in una situazione in cui facciamo delle scelte che per certi, cioè, che possono essere definite buone e delle scelte che possono essere definite cattive, potremmo dire, però lo sforzo, la tendenza di ognuno di noi chiaramente è quella di operare delle scelte
morali, ok, che siano giuste, no? Che siano che optino, diciamo, per il bene, ovviamente. E questa è la parte, questa è la porzione individuale della cosa, no? Cioè, ovvero il motivo del nostro agire. Però appunto, cioè, questa parte qua non è la parte sistemica, no? Cioè, come abbiamo detto prima, per quello è così importante. Cioè, finché la parte sistemica rimane strettamente vincolata al capitalismo, all'utilitarismo, ok? Come unica motivazione dell'agire, ok? Mi seguite? Finché la parte sistemica è questa, la parte di, come dire, di scelte morali difficilmente si svincolerà dalla situazione in cui siamo adesso, ok? In cui, come dire, le minoranze ne risentono, si fa fatica a vedere magari appunto gli animali non come individui e così via, no? Cioè, il succo è questo, no? Cioè, senza cambiare la parte sistemica, che è la parte che in realtà sta dietro alla motivazione del nostro agire, difficilmente riusciremo a cambiare o ad agire sulle persone a livello individuale. Però allo stesso tempo uno dice, ok, come diavolo fai a cambiare la parte sistemica se Sì, non diciamo fai che l'opposto, eccetera, no? Cioè, il succo è questo, sono interconnesse in questo senso, secondo me. Esatto, sì. Cioè, sì, alla fine è ovvio, uno cerca di fare sempre il meno peggio, perché anche lì non esiste un bene o un male in un sistema del genere, è sempre una zona grigia. Però nel momento in cui hai una scelta, cioè una possibilità, hai un privilegio di poter fare una scelta e continui a fare una scelta che opprime altri, ecco, allora lì si esatto. può parlare di essere un po' stronzi. Cioè, proprio detta come va detta, cioè hai il privilegio, hai la possibilità di fare la scelta, sai cosa c'è dietro a quel sistema e continui comunque a perpetrare il dolore, allora mi dispiace, però c'è un problema di empatia di fondo, cioè di Sì, diciamo, mancanza. vuoi, Sono stronzo. vuoi preservare il tuo privilegio, sostanzialmente. Comunque, per la Sì. questione soggetto sistema, era stata interessante e poi direi che possiamo chiudere perché siamo un'ora e 43. Ci uccidono. Sì, Ma esatto. ci sta ancora Cioè, seguendo qualcuno? ma in teoria più di 10 13 persone persone che qua. hanno dimenticato la live accesa. Anche secondo me. Che si sono addormentate mentre ci ascoltano. No, è stato interessante la riflessione che aveva fatto Marco Maurizi, che è un filosofo antispecista, ovvero che la domanda che dobbiamo porci è proprio la società, no? Comunque il sistema, la società principalmente. È formata dalla somma dei singoli individui oppure la società stessa che produce le singole soggettività, le singole individualità. E se andiamo a vedere, no, per come è progettata la società, quindi una società eteronormata, patriarcale, specista, è la società stessa che produce questi tipi, questi individui, questi soggetti, già. Cerca di produrli il più conformi a queste dinamiche qua, proprio perché sono dinamiche che permettono alla società stessa, alla società capitalista, di andare avanti, di progredire, no? Mi hai fatto venire in mente una cosa a tal proposito, no? Che cioè, alla fine sono meccanismi che uno impara, che non sono innati. E mi è venuto in mente, per esempio, ogni anno, però dall'anno scorso e quest'anno no, però ho degli amici in Alto Adige e quando si va, per esempio, nelle Malghe, no? Dopo diverse ore di camminata, spesso le Malghe hanno le caprette o le mucche, eccetera. E tu vedi proprio i bambini che vogliono stare con gli animali, che
Cioè, hanno questo amore innato per l'animale e poi in realtà li vedi che, non so, hanno i genitori che li richiamano per andarsi a mangiare la bistecca perché devono crescere. Cioè, di fatto lo specismo non è qualcosa di innato. Cioè, lo specismo di odierno non è qualcosa di innato perché anche... per esempio, nei paesi dove esiste la macellazione rituale, io ho avuto modo di parlare con anche la dottoranda che mi ha seguito nel progetto della mia tesi sperimentale. Lei mi ha detto che, cioè, ci sono i bambini che piangono comunque quando devono sgozzare le capre e le pecore per le festività. Cioè, i bambini piccoli vogliono proprio proteggere gli animali. Non so se poi avete avuto modo di vedere anche dei video del genere. Cioè, di fatto i bambini non hanno, a livello innato non mostrano neanche paura del diverso. Cioè, i bambini giocano con tutti. Cioè, che siano persone, un bambino bianco non fa la distinzione se sta giocando con un bambino bianco o un bambino nero. È poi la famiglia che gli dà una certa ideologia, ma di per sé non c'è la malizia della cattiveria e della discriminazione fondata. È qualcosa che la società e la famiglia e i social, comunque l'approccio alla vita, ti fa formare e a volte è anche una questione di... In alcuni casi di vita o di morte, cioè o ti conformi oppure prendi le botte. E allora cosa fai? Ti conformi. Cioè, è anche lì sempre il discorso che chi magari vive in certe situazioni vuole uscire da un determinato tipo di ideologia e di pensiero, a volte è ostracizzato, ma nel senso che rischia la sua incolumità. Quindi, cioè, si parte da una base che di per sé non ha discriminazioni. Cioè, il bambino no, non discrimina di per sé in quanto bambino, è qualcosa che gli viene insegnato. Cioè, lo specismo viene insegnato, salvo il caso di sopravvivenza, che allora a quel punto, come abbiamo fatto gli esempi prima, anche nelle Ande, questo discorso svanisce. Per una questione proprio innata, ma di per sé queste discriminazioni non sono innate, sono insegnate. Boh, io direi che possiamo chiuderla qua. Però, ma è volata questa ora e 48 e 12 Sì, è secondi. volata, potremmo anche andare avanti, però io direi di chiudere qua perché Sì, ci uccidono, i 13 ci diventano, uccidono. sì, e anche Sennò... poi tutte le persone che ascoltano in differita. Specchiasso diventa Ecco. aggressivo con il suo Se no, cibo. già prima ci ha fatto vedere i muscoli. E quindi sì, nulla. Grazie Levi Grazie a voi. per aver partecipato. Nulla, vi auguriamo una bellissima serata. Oggi è venerdì sera, quindi vi auguriamo una bellissima venerdì sera. Ho una bellissima giornata se ci state seguendo in differita, se ci state ascoltando sul podcast. E nulla, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, Va ciao a bene. tutte e ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao Revi. Ciao 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 ciao.